Carissimi fratelli e sorelle, stiamo vivendo adesso il grande giorno del Pentecoste e ce l'abbiamo celebrato già ieri sera la vigilia, la veglia che abbiamo fatto insieme e abbiamo invocato il dono dello Spirito. Qui siamo ancora dentro nel Cenacolo insieme con Maria, lo Spirito Santo e vogliamo meditare un poco sul Vangelo di oggi, di questa domenica e anche sulla lettura, soprattutto prendere una frase della seconda lettura che abbiamo visto oggi. Il Vangelo ci porta nella pace ancora dentro nel Cenacolo, quando i discepoli sono ancora riuniti, ma ancora prima della Pentecoste, Gesù appare e dà la sua pace come frutto della Pasqua. Ma questa pace è esattamente, come possiamo dire, che è un processo anche della trasformazione lenta della persona che si apre al Signore, che riconosce il Signore, che proclama dopo il Signore. Nella seconda lettura, quello che possiamo vedere oggi come frase è che nessuno può dire che Cristo è il Signore se non viene questo dello Spirito. E veramente questo suscita dentro di noi una domanda: ma perché non posso dire che il Signore, sì, il Cristo Gesù è il Signore? Perché dire con le parole possiamo, ma ci ricordiamo anche noi quelli che dicono Signore, Signore, entreranno nel regno dei cieli, ma esattamente il Signore, ossia la sua potestà, la sua vita dentro di noi, la sua vita nuova che il Signore ci ha dato. Questo è il Signore. Non posso dire il Signore soltanto con il mio intelletto, però di esperienza, e questa esperienza ci fa fare il dono dello Spirito. È un'esperienza nuova dopo la Pasqua, è un'esperienza della pace, perché dire che è il Signore, che Cristo è il Signore, è trasmettere la pace, trasmettere Lui esattamente, che supera ogni pensiero sulla pace, ogni parola sulla pace, ogni iniziativa sulla pace, ma viene veramente di una esperienza profonda con Cristo risorto. Questo possiamo dire che esattamente questo tempo adesso della Pasqua che abbiamo vissuto, l'incontro con il Cristo risorto, e adesso lo Spirito che ci fa dire veramente abbiamo incontrato il Signore, è Lui è il Signore, abbiamo incontrato il Cristo Signore. E questo possiamo annunciare per dare la pace anche agli altri. Che il Signore ci benedica anche e soprattutto in questa giornata di Pentecoste. Ringraziamo lo Spirito Santo che suscita sempre dentro di noi anche queste nuove iniziative della pace e può realmente anche concludere la sua opera dentro di noi che a lungo della nostra vita fino alla nostra morte, dopo che siamo veramente dentro nel Cristo risorto eternamente. Che il Signore ci benedica, che la Madonna anche ci può accompagnare con questi sentimenti di auguri anche di una buona Pentecoste, che non siamo abituati di dirci, di augurarci questo, una buona Pentecoste, che lo Spirito Santo veramente continua anche e soprattutto tra noi della comunità mariana, la pace, suscitare sempre di più l'amore profondo per il nostro carisma. Così quello che lo Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa. Un abbraccio grande qui dal Brasile e buona Pentecoste.